Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video Eurospin, finalmente Eurospin. Allora, la voglia di parlare era tanta, ho acceso, ma devo ancora sistemarmi. Ciao belli, ciao. Erika, ma dove vai con sto divano addosso? Praticamente questa è la maglia che io tengo dentro casa, ma sapete quanti anni c'ha? Tantissimi, ero una ragazzina, l'avevo comprata al mercato, era un vestito. A forza di lavarlo nel corso degli anni è diventata una maglia, ma lo userò fino a quando non diventerà top. No, ci sto tanto comoda, una maglietta troppo carina, ma paro un divano, paro. Ciao a tutti, belli! Allora, adesso vi faccio vedere che cosa ho comprato. Prima di tutto, oggi incomincia la promozione nuova Eurospin con alcuni sconti. E dice che ho preso Robin in offerta. No, manco un po'. Quindi ho lasciato un rene in cauzione. Allora, vi dico subito che carne e pesce sono dentro il frigorifero. Non è che vi facevo vedere lo sbudellamento. Quindi sono già preso già in macelleria, già fatto tutto. Sono sputazzata. La grazia. Allora, vi faccio vedere che cosa ho comprato. E ci sono delle novità. E quando ci sono le novità, io sto qua per provare. Non è che ci va tanto rima, però, insomma, in questo momento mi piaceva. Ho un braccio che esce fuori completamente. Va, abbandona la casa. Però dopo così sembro più grossa di quello che sono. Dice Erika, te seguiamo per la simpatia, perché la bellezza. Ma anche se fosse un attimino di decoro, mi è dispiaciuta una cosa, che mi avete perso con la tinta fatta. Adesso mi ridovete vedere senza tinta. Quindi sembra, no, che poi può essere che qua un video l'ho fatto, che avevo fatto appena la tinta, mica mi ricordo. Sì, forse un video sì, che mi ero fatta appena la tinta, però il resto si è perso nel tempo e invece me devo fare la tinta un'altra volta. Ma che schifezza, ogni 3 settimane. Ma io sto ancora valutando di lasciarmeli grigi, però non così a sciametta, fammi proprio un bel taglio, fighi, ma lasciameli grigi. E l'unica cosa, però, parliamoci chiaro, è che devo fare la ricrescita. Ma voi mi volete vedere come mi riduco? Perché quando tu te devi fare il colore tuo e lo devi fare, cresce sto sciatusce. Ma io come faccio? Io come faccio? Come mi presento? Mi vergogno andarci in giro. Quindi non so, devo valutarla sta cosa. Perché mi piace, non mi ammattisco più, non sto lì, insomma ho ancora un bel viso fresco e giovanile per poter portare un grigio e non sembrare proprio una raccolta per strada. Ma come devo fare? Posso andare in giro? Ma perché a me è qua, capito? A me qua è questa coroncina che mi separa davanti ed è assurda, è assurda. Mi crescono molto velocemente. Dice Erika, a noi non ce ne frega niente. Tingili, non tingerli, fai quello che ti pare. Basta che ti fai vedere che cosa ti sei comprata da magnà. Allora, vabbè, era per parlare, anche perché comunque io ho veramente intenzione di lasciarmeli grigi. Ne ho parlato anche con Miki, ho detto Miki, io sono stufa, devi farmi sti capelli tinti che ogni 15 giorni. E se io dovessi andare alla parrucchiera per farmi la tinta, ci cioè dovrei andare ogni 20 giorni. È un macello, è una tragedia, dovrei stare sempre lì sotto la. Ma sono cose chimiche. Ho provato il senza ammoniaca, non dura niente, tu sciampi, va via così. Non mi piace sta roba a me. Quindi sto così. Allora, incominciamo subito, perché c'è stufato. Incomincio da questo che mi sta qui. Ecco, me lo guarda. Allora, una persona che mi segue, Massimiliano, Massimo, non lo so. Ti saluto, ti ringrazio. Mi ha dato due proprio così, perle. La prima sono i biscotti ai fichi del Mulino Bianco che io non trovo. O sbaglio corsia, perché stavo anche riflettendo su questo prima. Essendo con la farcitura dei fichi, può essere che non si trovano dove stanno i biscotti del Mulino Bianco, bensì nella corsia dei biscotti ripieni, tipo con cioccolato, con la crema, capito? Così.
Dovrei provare a vedere là, perché adesso mi sta venendo in mente anche questo, perché se no io questo coi figa l'avevo visto una volta, ma quando era Simply Ocean, dopo è diventato Conad e tante cose si sono perse, tanti prodotti si sono aggiunti e che prodotti e niente, quindi questo e questo è il secondo prodotto che ha condiviso, ma non so il prezzo perché mi sono accorta oggi per la prima volta. Ci sono due colori, uno azzurro e uno verde. Allora, questo verde è quello che manca dagli scaffali. Ce n'erano due, il resto era tutti blu. Quindi ho dedotto, aspiterina Massi, mi hai consigliato un buon profumo. Perché un buon deodorante? Perché comunque io non ci avevo mai fatto caso. Ma sono stata lì, perché non sapevo dove fossero. Ecco, quindi questi deodoranti. Quindi ho preso questo, è un profumo fresco, un po' pizzicoso sembra. È un deodorante. Che cosa c'è dentro, Erika? Che cosa? Tu butame. Ah, no, questo è quello che. Ma che tocco. È buonissimo. È fresco, ma c'ha un coso di retro pizzicoso. Erika, sempre più là vai tu. Assomiglia a una cosa che non mi ricordo. Assomiglia a una profumazione che non ricordo, quindi è buono. Questo è buono. Praticamente per farlo prova a Michele, per sentirlo io, l'ho finito. Ecco. Poi passiamo dalla fine. Questo è qua, ceretta viso per il baffone rigoglioso che cresce proprio su queste praterie. E niente, c'ho altri prodotti da farvi vedere, ma sono sommersi. Cercherò di stringere perché sono già 6 minuti di chiacchiere buttate al vento. Dice Erika, chiacchiera troppo, taglia. Ci avete ragione, ma voi dovete capire una cosa, io ve l'ho già detto e ve lo ripeterò, io sono una ciabatta aperta. Quando incomincio a parlare non finisco più, e intanto mi pizzico e mi gratto, mi ingrasto tutta. Ma io quando incomincio a parlare non finisco più. Ah, innanzitutto voglio salutare tutte le persone che mi conoscono e che non mi conoscono, ma che conoscono mio marito e gli dico, l'ho visto tua moglie. Quindi vi mando un bacio a tutti, tutte quelle che siete. Allora, uno, due. Fermiamoci a uno, non mi ricordo. E niente, incomincio. Ah, ecco, è chiacchiero. Io non ci avatto. Quindi, se uno pensa di guardare un video spesa normale, che uno dice: ho comprato questo, ho comprato questo, ho comprato questo, è buono, questo sì, questo no, non è il canale giusto. Non è il canale giusto perché io non ci avatto. Dica, ma che te manca? Candente, te manca? Ah, me sputazzo. Non è il canale giusto, questo non lo è, quindi girate, quindi senza far polemiche, che io sono troppo grossa, sono pigra per rispondere alle polemiche, cambiate, mandate liberi per le praterie, chi vuole rimane ciao, me si deve bocciare per quello che è, perché io purtroppo chiacchiero, e come chiacchiero qui, chiacchiero anche nella vita, in casa sono una ciabatta. Quando sto zitta, preparate gli ombrelli perché arriva un uragano. Ma fino a quando parlo va benissimo. Poi, meno male, quando si è fuori, botta e risposta. Uno parla. Però, se chiappo una che come me gli piace chiacchierà, siamo finite, facciamo notte. È così. Allora, fette biscottate. Che ho preso? Scapaletta, scapaletta, scapaletta. Pensavo di aver preso quell'integrale invece al malto d'orzo. Vabbè, sono buone uguali, però il malto d'orzo vale un po' più zuccherino. Quell'integrale lo preferisco. Dice Erika, ma per la dieta, ma quale dieta? Ma che me vedete? No, perché quell'integrale lo preferisco come sapore. Questo è il malto d'orzo. Io prendo l'orzo, no, la mattina e prendo le mie bellissime fette biscottate integrali. Cioè, almeno la mattina cerco di contenermi. Ecco, dice Erika, la mattina è il pasto più importante. Sì. Se però io mi metto a mangiare come mangio a pranzo e a cena, io non mi muovo più. Almeno la mattina riesco a fare qualche faccenda, perché se no rotolo per andare da una stanza all'altra. Ecco, quindi cerco un attimino di mantenermi. Poi durante l'arco della giornata cerco di contenermi. Però a volte ci riesco, a volte no, eccomi qua, amatemi. Oh, questo passa a convento, mi dispiace. Allora, queste le sono comprata. 1,05 euro, 1,19 euro. Boh, perché c'è l'offerta all'Eurospin di alcuni prodotti. Questo era uno di quelli. Questi qua sono croissant vuoti. Uno li apre, mi fate quello che ti pare. 79 centesimi. Questi in offerta li ho presi. 1,16 euro mi sembra. Questo chilo e mezzo. Macello, Erika. Questo chilo e mezzo di tortiglioni.
il video per me si può chiudere qui. Quanto mi piacciono i tortiglioni, voi non potete immaginare, manco se ve lo spiego 300 volte. Sto guardando l'orologio perché mi caro devo andare a lavorare e io cicero. Mezze maniche, queste pure mi piacciono da impazzire, queste sotto al forno, come il rigatone, ma questo mi gusta di più perché il rigatone si impappa troppo sotto al forno, questo non gliela fa perché è già piccoletto, quindi se cucina, diciamo, se finisce te fa subito. Io ho queste qua mezze maniche, Michele ne ha voluti prendere due, c'ha ragione perché è buono, è buono. Ragione con 20g perché ci piace così, oggi abbondiamo e riga come il tuo peso. Allora, pan carré, questo qui di grano duro, perché grano duro, Erika, non un bauletto normale? Perché questo è più panoso, non so se riesco, quell'altro è un po' più pan carré, questo è un po' più panoso, quando io faccio il toast è più buono, ci piace di più, ci gusta. Pancetta affumicata, adesso io questa qui me la divido e la metto in congelatore perché non mi serve. In gastronomia, dopo che mi sono presa il salame ungherese fresco, buono, che piace da morire a Giulia, San Daniele, che era in offerta a 20 euro e qualcosa all'Eurospin, quindi ho preso banco fresco. Il San Daniele è conosciuto tutti perché è dolce, è dolce. Io da due volte che più il San Daniele c'ha quel retrogusto salato che io nel prosciutto crudo non sopporto. A me piace il prosciutto crudo, ma proprio dolce, che te si sburra in bocca, proprio che tu senti proprio il burro, fa proprio una pappetta, così a me piace. Insomma, sono un po' delusa e ho preso questi qua, 5,78 euro, prosciutto crudo che poi non mi dice manco di che è, fondino di prosciutto, non mi dice che cos'è. Questo qui, guardate quanto è bello, guardate questo, se cucina, questo per cucinare è la morte sua, ho tagliato a cubetti a tavola. Veleno, ho ricomprato il veleno, questo veleno che piace da impazzire a Giulia, piace anche a me, piace da impazzire a Giulia, e questo qui la mattina il cane come sente l'odore subito ne vuole un pezzettino, quindi gliene diamo sempre un pochino. 2,39 euro mi sembra, queste noci, noci Sorrento, raccolto nuovo, prodotto italiano, ditta Mocerino, questo qui, abbiamo preso. Poi ho preso un succo che non va tanto, perché col frescolino che sta facendo questi giorni, anche la pioggia, mamma mia, non se ne può più, oggi dovrebbe ripiovere, che ve stavo a dire? Che piove, ah sì, l'orzo, la mattina l'orzo caldo per tutti, quindi questi succhi di frutta non vanno per là, però io ne prendo sempre uno, mentre prima ero solita prenderne due o tre che andavano un po' di più, questo periodo si preferisce rimanere un po' più milord, l'orzo caldo, basta, finito lì, non si va oltre. Ho preso questo mix di formaggi, 1,09 euro, perché voglio fare le lasagne col pomodoro, eccole qui, le ho prese. Poi fresco in gastronomia, ho preso questo pane integrale cotto a legna, 2,52 euro, questo qui è, quante ne è? Non si sa, 720. Poi ho preso questo stuzzichine gusto bacon, queste piacciono a Giulia, era un tempo indicibile che non prendevo più. Banane, 99 centesimi il chilo, mi sono presa sto bel casco. Poi mozzarelle, non mi ricordo il prezzo, 89 centesimi senza lattosio, sottilette. La tinta, perché tanto quello è, mi serve. 1,49 euro couscous, un chilo. Questo ci piace, questo ci deve stare sempre dentro casa. Da che l'ho scoperto, da che è, ce l'ho sempre. Lenticchie e fagioli. Lenticchie in offerta a 30 centesimi il baratto, mentre i fagioli 35, prezzo pieno. Allora, marmellata, frutti di bosco, faccio una bella crostata. Ho preso le uova, ma non ricordo il prezzo. Ho preso le zucchine, ma non ricordo il prezzo. Ci sono moltissimi bauletti di frutta e di ortaggi all'interno dell'Eurospin,
Ma a me non interessava prendere tutti questi bauletti, tutta sta verdura, ecco, ho preferito prendere uno sfuso per regolarmi meglio. Per Calconad, anche in questo tempo, abbiamo preso molta verdura, abbiamo preso pomodori, patate, quindi comunque riempirmi di sti bauletti di patate, bauletti di zucchine, bauletti di finocchi, bauletti, ma molto bauletto, ecco, in questa offerta. E kiwi, l'uva, mandarini, molto, molti bauletti piuttosto che il retato, capito? E il problema è che poi a me non mi c'entra più niente, quindi ho preso quello che mi serviva e mi ero finita molta roba. Questo qui, gastronomia fresca, 3,31 euro, parmigiano grattugiato, c'è l'offerta delle tagliatelle 79 centesimi al contrario di 99 centesimi, come ad esempio i tonnarelli. Allora, questo e i tagliolini sono a 79 centesimi. Poi non so se c'è qualcosa nella pasta corta, perché non è che ci ho badato, però vi posso dire che le tagliatelle 79 centesimi sono mezzo chilo. 1,29 euro in offerta, tre scatolette di tonno naturale che insomma va più che bene. 1,89 euro la scamorza affumicata, questa qui a prezzo pieno. E ho trovato i formaggini senza lattosio e questi qua. Ma sapete perché l'ho trovati? Perché io cercavo i formaggini, non li ho trovati, mi sono girata. E ho visto che questi stavano dentro al banco frigo, perché anche se li prendevo normale era un'altra cosa. Ma oggi, siccome incominciava la promozione e noi alle 8 stavamo lì davanti all'Eurospin, quando siamo entrati, sti pori commessi cercavano di mettere a posto il più possibile, ma comunque la promozione iniziava oggi, tante cose erano nuove e quindi diciamo che dovevi. Insomma, no, non mi piace a me stare sul fiato, sul collo quando una persona sta volando, sta volando, sta lavorando, io come una civetta sulla spalla che aspetto che questo finisce. Quindi cercavo di temporeggiare un attimino in giro, però questi dovevano lavorare, insomma, a me mi serviva la roba. Quindi diciamo che ciò che non trovavo non mandava in pelagà in mezzo ai cartoni, in mezzo alle cose. Diciamo che ho preso quello che mi andava all'occhio. Quindi tante cose non le ho trovate. Allora, questo 45 centesimi, i filini o capelli d'angelo, questi piccini piccini sono buonissimi quando si fanno le minestre e questi qua sono le farfalline, giusto? Sono le farfalline anche questo. Ah, questo ve l'ho fatto vedere, no, perché ho preso anche un altro tonno. 79,78 la pellicola, questa qui che ce la siamo quasi finita. Poi ho preso, però non ricordo il prezzo, gli gnocchi. Questi per me. No, tutti, cioè quello che mi serve, ma in porzioni più piccole non ci sono. Questo è 1 chilo, questo mezzo chilo, questo per Michele e Giulia, perché sapete che lo gnocco pesa poi più di quello, non è. Questo per Michele e Giulia, forse non tutto, però Giulia e Michele piacciono questi piccolini. Ecco, io questi me li perdo dentro la bocca, ce l'ho grossa, me li perdo e quindi preferisco lo gnocco, che a me comunque. Amo gli gnocchi e questo è grande. Cerica, dovevi farli te, non li ho più fatti. Mi vergogno come una ladra. Li dovevo fare, non ho fatti più. Le patate ce le siamo mangiate. Quelle rosse che sono ideali per lo gnocco. Cracker 89 centesimi. Besciamella. Michele ha preso questo antipasto di verdure. Questo qui che gusta come contorno, se c'hai la carne, ci cioè metti un po' di questi vicino così. Questo 39, non mi ricordo, 31, 39, 29, insomma, il succo di limone. Questi ne ho prese 14, mi sono presa tutta la fila, costano 25 centesimi l'uno e ne ho prese 14 perché così mi trovo a mangiare dei gatti. Ovviamente i sacchi a 1,99 euro delle crocchette non li ho trovati più, non so che fine hanno fatto. Ci sono quelli piccolini che con i miei che mangiano come bestie in via di estinzione, un macello. Sacchetti questi qui per l'umido, sacchetti blu per la plastica. Poi ho preso le mie tropea, le mie cipolle di tropea, quanto mi mancavano, mi piacciono troppo queste qui. Belle fresche, poi 2,49 euro mi sono presa la mozzarella, questa senza lattosio. Ho preso Edamer 1,30 euro, può essere. Ho preso questi che non raggiungono gli 80 centesimi, i Togo. Ho preso le fettine di scamorza 1,39 euro, mi sembra che costino queste qui.
scusate, questi che andavo. Poi, e questi in offerta, 1,99 euro mi sembra, non ci arrivano? Non mi ricordo, no, 1,29 euro quello normale, 1,99 euro o qualcosa di meno. Insomma, questi, questo tonno ondina all'olio. Poi ho preso la passata a 75 centesimi. Ho preso le alici che mi servono a volte quando devo preparare, mica la volta scorsa, quando devo fare i sughetti, così ci sta bene anche le alici, quando faccio la cima di rapa, così ci sta bene anche la licetta, non ce l'avevo più, perché Michele quando avevo fatto la pizza l'avevo voluto pure sulla pizza, quindi non avevo più. Origano e rosmarino, questi qua costano 99 centesimi l'uno, sacchetti neri per raccogliere la poposca del cane. Ho preso 1,99 euro o 89 questi yogurt qui, gli stessi sapori, quindi nocciola, vaniglia, stracciatella, pistacchio. Lì ha anche un'offerta della Müller a 1,79 euro, lo so perché ho preso al Conad, quindi la Müller, stesso sapore di questi, 1,79 euro. I barattolini dovrebbero essere un po' più piccolini, ma non so se sono... Questi sono da 125 grammi, non so se quelli sono da 125, perché quelli mi sono, a Müller sono più piccoli, no, gli yogurt, però costa 1,79 euro, potete capire quanto sono buoni, in offerta. Ah, poi ho preso i cellentani, perché questi per Giulia sono la morte che parla. Sono in offerta questa spaghettata di mare, 1,99 euro, io l'ho preso perché quando faccio le couscous. Poi le mie inseparabili pizze, perché questa settimana la pizza non la voglio fare, me la trovo già pronta. Poi ho preso questo, che era quello che avevo preso la volta scorsa, che non mi dispiace, 88 centesimi, questo Dexal, stava cadendo, Dexal piatti. E questo, ah, ve lo fa vedere una cosa, pensavo di aver finito, invece no, appunto dicevo, ve lo fa vedere una cosa. Questa qui che la conosciamo tutti, è in tutte le case e per tutti i bisogni. Poi ho preso questa Amo Essere senza lattosio. Oh, le novità! E questo ve le faccio vedere. Io non le avevo mai viste, però non c'erano mai state, perché si trova vicino nel banco frigo aperto, dove ci sta la pasta, gli gnocchi, le lasagne e tutto quanto, vicino al pesto fresco, perché c'è anche il pesto in vetro che si trova vicino ai sughi pronti, ma questo sta nel frigorifero vicino al pesto fresco. E sono la salsa di noci, 1,29 euro, alla mediterranea, ideale per pasta, ma questo ci si può mettere tranquillamente sul pane, 1,29 euro. E finalmente il mio crostino toscano, 1,69 euro. Allora voglio vedere dov'è che l'hanno fatto. Prato, eccoci qua. L'ho preso, ne abbiamo presi due veramente, perché questo qui meraviglioso, sono proprio contenta. Ah, e non vi ho fatto vedere questa prima novità. La seconda, a 88 centesimi, te lo so, costa tanto, sono consapevole, ma io quando li ho visti ho detto no, questa è plastica, ma il contenuto è yogurt all'arancia. Miele e pappa reale, vi rendete conto la magnificenza di sto yogurt? Io... E questo mele e cannella. Io vedo queste cose, impazzisco e le devo prendere, perché miele e pappa reale, mele e cannella, cioè io ho preso l'arancia perché ho detto vabbè, prendo il trio, veramente ho preso bis di ogni cosa e quindi è già in frigorifero, questo pure è in frigorifero, l'ho tirato fuori per farvelo vedere. Ma il video però è finito davvero. Erika, un telefilm, è presente? Una serie televisiva Netflix a 24 minuti, ci stanno? Ci stanno. O tu uguale? Ecco, uguale. Ma io che vedevo di? Niente. Volevo far vedere, volevo parlarmi, si è seccata la gola come potete immaginare. Adesso mi bevo un gargarozzo d'acqua che non potete immaginare e vi voglio bene. Vi dico ciao. Comportiamoci tutti bene, rispettiamo le regole, che non sono solo Covid, ma sono regole in generale. Rispettiamo le regole in generale di convivenza.
Ti vuoi capire, capisci? Vi mando un bacio, vi voglio bene, ciao!